capelli dal colore spento e opaco, non luminoso e con un aspetto come lanoso. Questi sono i sintomi di un capello denutrito. E come si nutrono i capelli? Naturalmente con oli o comunque con sostanze grasse. In questo video vi mostro, vi parlo, vi spiego alcune cose che ho imparato nel corso del tempo e anche sperimentandole sui miei capelli e come nutro io i miei capelli attraverso impacchi pre-shampoo con oli e attraverso il leave-in. Se volete saperne di più, rimanete con me. Bentornati su Sunshine Beauty, io sono Anna e oggi vi parlo di come io nutro, parliamo di hair care e vi parlo di come io nutro i capelli. Questo è un video che mi è stato richiesto da una ragazza che mi ha commentato il video sull'acqua di riso che ho fatto tempo fa. Se ve lo siete persi ve lo lascio qui in una scheda, il link, e che mi ha chiesto anche di salutarla in un mio video, quindi ho scelto di salutarla in questo video che appunto mi ha richiesto lei. Ciao Malibu, ti saluto veramente con estremo estremo piacere. Allora, come vi ho detto all'inizio, per nutrire i capelli è necessario utilizzare, perché il nutrimento e l'idratazione sono due cose diverse. Per nutrire i capelli è necessario utilizzare sostanze oleose o comunque sostanze grasse, quindi ed oli. Io generalmente sui miei capelli preferisco utilizzare comunque gli oli. Ve li ho mostrati quelli che uso, ve li ho mostrati anche nel video tag i consigli beauty, ve lo lascio qua in una scheda se ve lo siete persi. L'olio che uso più frequentemente sui capelli, oltre quello di ricino che vi ho fatto vedere sempre in quel video, è questo qua di cocco che io adoro. Io utilizzo questo qui, gli oli io li prendo su Amazon, vi lascio sotto i link di riferimento Amazon. Appunto degli oli che utilizzo, se volete andarli a comprare, perché gli oli su Amazon sono davvero molto molto convenienti. Comunque utilizzo quest'olio di cocco per impacchi pre-shampoo. Spesso faccio un impacco pre-shampoo alla cute con olio di ricino e poi magari nelle lunghezze metto l'olio di cocco, mentre a volte utilizzo soltanto l'olio di cocco sia in cute che sulle lunghezze, perché comunque anche l'olio di cocco, così come l'olio di ricino, è un olio follicolo stimolante, quindi oltre a nutrire i capelli, li fa crescere anche più velocemente. Che cosa faccio io? Allora, una volta alla settimana, prima di lavarmi i capelli, appunto, perché gli impacchi nutrienti con gli oli si fanno come impacchi per shampoo, prima di lavare i capelli, prelevo mezzo cucchiaio di olio di cocco e lo applico sulle lunghezze, insistendo prevalentemente sulle punte, che è la parte comunque più vecchia del capello, e anche in cute, e faccio un massaggio. Dopodiché mi leggo i capelli e lo lascio in posa da 30 minuti a 2 ore. Allora, gli oli agiscono meglio se si lascia l'impacco minimo un'ora, almeno un'oretta, ecco, però se non avete tempo anche 30 minuti vanno comunque bene. La cosa che voglio precisare, che vi avevo già detto nell'altro video, quello di cui ho parlato prima, il video tag sul beauty, dove abbiamo parlato di skincare e hair care, è che per trarre giovamento dagli impacchi con gli oli bisogna necessariamente smettere di usare i siliconi, perché se voi utilizzate i siliconi però poi volete nutrire i capelli con gli oli, non otterrete alcun risultato dagli impacchi di oli, perché il silicone avvolge il capello in una pellicola e nel momento in cui tu metti l'olio di cocco, di ricino, di karité, qualunque altro olio che tu scegli sul capello avvolto dal silicone, l'olio non riesce ad interagire con la fibra capillare perché è schermata appunto dal silicone. Quindi la prima cosa da fare per nutrire davvero i capelli è smettere di usare i siliconi. Una volta smessi i siliconi, si può cominciare con gli impacchi pre-shampoo che si possono fare a seconda delle esigenze, si possono fare una volta a settimana o anche ogni volta che si lavano i capelli, dipende da quanto i vostri capelli hanno bisogno di essere nutriti. Io generalmente ho trovato la mia routine e generalmente mi trovo bene a farli una volta a settimana.
Quindi vi stavo dicendo, prelevo una piccola quantità di olio di cocco sui capelli, lo applico sulle lunghezze, sulle punte e sul cuoio capelluto e massaggio. E lo lascio in posa dai 30 minuti alle 2 ore, molto più spesso 2 orette. Per quanto riguarda gli impacchi pre-shampoo, non è necessario bagnare i capelli, perché se ci sono oli, come per esempio quello di cocco, che se si bagnano prima i capelli, si dimezza la sua efficacia. L'olio di cocco agisce molto meglio sui capelli asciutti, quindi ovviamente tenendo appunto, è molto utile soprattutto in inverno, perché giustamente stare 2 ore con i capelli bagnati diventa comunque una cosa anche tra virgolette pericolosa per la salute, soprattutto se si soffre di cervicale. Quindi l'olio di cocco è uno degli oli che si possono mettere sui capelli asciutti, ma quando si fa un impacco pre-shampoo anche gli altri oli si possono mettere sui capelli asciutti, perché poi andremo ad idratare con il balsamo e la maschera che metteremo dopo aver lavato i capelli. Io tutte queste cose le ho imparate grazie al canale di Claudia Trecce Fatate, che se non seguite vi consiglio di seguire, vi lascio sotto il link del suo canale, perché è un pozzo di informazioni, quindi io grazie a lei ho imparato tante cose. Mi sembrava giusto comunque dirlo, perché tutte queste cose le ho imparate dai suoi video. Comunque vi stavo dicendo che gli oli negli impacchi pre-shampoo si mettono a capelli asciutti, perché tanto poi andremo ad idratare, quindi il capello non si seccherà, perché noi andremo ad idratare con la maschera o il balsamo che andremo a mettere dopo. Quindi questa è la cosa che faccio per nutrire i miei capelli, impacchi pre-shampoo. Però non finisce qui, perché ogni sera, e di questa cosa mi pare che ve ne ho parlato anche in quel video, sempre video tag sul beauty, ogni sera è necessario continuare a nutrire e ad idratare i capelli con il leave-in. Io il leave-in lo faccio, e ve l'ho già detto anche in quel video, con il gel d'aloe e sempre il mio adorato olio di cocco. In questo modo, mettendo prima il gel d'aloe, che è la parte idratante, e poi mettendo sopra una piccolissima, qui in questo caso non si deve esagerare, si deve mettere soltanto sulle lunghezze, una piccolissima quantità di olio di cocco sopra il gel d'aloe, consente, diciamo che fa quasi l'effetto del silicone, no? Nel senso che l'olio messo sopra alla parte idratante avvolge il capello e non permette all'acqua presente nel capello e nel gel che siamo andati a mettere di evaporare. Quindi in questo modo, oltre a nutrire il capello, lo idratiamo profondamente ogni sera. Bisogna usare proprio piccolissime quantità di olio, perché questa è una cosa che si fa sui capelli puliti, non è che poi il giorno dopo li andiamo a lavare. Questa è una cosa che voi fate ogni sera, come quando vi mettete la crema sul viso e andate appunto ad idratare il viso ogni sera, così si deve fare con i capelli. E poi li spazzolo a lungo, soprattutto sulle lunghezze, e i miei capelli il giorno dopo sono davvero davvero corposi, sono super elastici, super nutriti. Insomma, io con questi trattamenti pre-shampoo e con questo leave-in la sera ho trovato la mia routine e mi trovo davvero davvero molto bene. Ok, ora io vi lascio al video dell'impacco che faccio e anche al risultato sui miei capelli, e in quel video vi mostro anche come effettuo il leave-in sui miei capelli. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, vi lascio al video dell'impacco pre-shampoo, ciao ciao, mi raccomando lasciate un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale attivando la campanella per non perdere tutti i video che metterò, e seguitemi su tutti i miei social, soprattutto su Instagram, che è il social che uso di più. Ciao ciao e al prossimo video. Incominciamo questo impacco spazzolando per bene i capelli. I capelli sono asciutti, sembrano bagnati perché sono comunque sporchi, si devono lavare, e io ho i capelli grassi, quindi sembrano bagnati ma non lo sono in realtà, sono asciutti. Io li spazzolo con la Tangle Teaser per benino, per districare tutti i nodi. Andiamo poi a prendere l'olio di cocco, io uso questo. Ne prendo meno di mezzo cucchiaio,
Vi lascio sotto il link di dove lo compro io su Amazon perché sono molto convenienti. Questo è un olio di cocco biologico da 1 chilo. Come vedete ne ho preso meno di mezzo cucchiaio. E lo faccio sciogliere fra le mani. Ne prendo un pochino, lo faccio sciogliere fra le mani. Si scioglie subito col calore della pelle. E poi incomincio a passarlo sulle lunghezze. Lo passo anche sul cuoio capelluto, mi concentro sulle lunghezze e sulla parte, diciamo, bassa delle punte. Ne prelevo un altro pochino. Mi faccio un massaggio al cuoio capelluto. L'olio di cocco penso che sia uno degli oli migliori per nutrire i capelli. Perché è altamente compatibile con la fibra capillare. Faccio un massaggio. Ne aspiro l'odore perché io adoro l'odore del cocco. Io proprio lo amo l'odore del cocco. Massaggiate bene il cuoio capelluto in modo da stimolare la circolazione. Mettetevi anche a testa sotto. Io generalmente effettuo l'inversion method quando appunto sono nella settimana del mese in cui faccio l'inversion method. Però oggi, per evitare che il video duri troppo, non l'ho fatto, lo farò poi stasera sui capelli asciutti. Ecco fatto, i capelli sono oliati. Per distribuire uniformemente l'olio, pettino i capelli sempre con la tangle teaser, che poi comunque andrò a lavare perché si impregnerà di olio, per evitare che irrancidisca sulla spazzola, dovremmo poi andare a lavarla. Comunque li spazzolo bene dalle radici, scusate, alle punte. E poi lego i capelli con un elastico di quelli a forma di molla, di non so come spiegarveli perché hanno un nome specifico che io non mi sto ricordando. Li lego sulla sommità del capo in una coda. E poi avvolgo i capelli con la cuffia, con una cuffia da doccia, in modo che il calore, faccia penetrare l'olio nella fibra capillare molto più in profondità. È sempre meglio coprirgli gli impacchi perché in questo modo agiscono meglio. Adesso vi mostrerò il risultato sui miei capelli dopo 2 ore. Ho tenuto questo impacco 2 orette sui capelli. Adesso vi mostro come faccio io il leave-in. Il leave-in solitamente io lo faccio di sera, ogni sera. Utilizzo il gel d'aloe e una piccolissima quantità di olio di cocco e lo metto sui capelli. Utilizzo anche 2 spazzole in legno, cioè uno è un pettine e l'altro è una spazzola. Con la spazzola levo i nodi dai capelli, eventuali nodi dai capelli. E una volta spazzolati per bene, applico una piccola quantità di gel d'aloe dalle orecchie, dai capelli che arrivano all'altezza delle orecchie fino alle punte. Lo applico bene su tutti i capelli,
Questa è la parte idratante, vi ho spiegato all'inizio del video che cos'è il leave-in. Questa è la parte idratante, appunto il gel d'aloe idrata i capelli e poi sopra mettiamo una piccolissima quantità di olio di cocco, proprio perché appunto non dobbiamo ungere troppo i capelli, ma dobbiamo fare in modo che l'olio di cocco vada a filmare il capello come se fosse un silicone, ma in realtà non è un silicone, in modo che il capello tragga nutrimento dall'olio e idratazione dall'acqua. In modo che così l'acqua all'interno del gel d'aloe non evapori e avremo i capelli perfettamente nutriti ed idratati. Il leave-in lo potete fare sia quando avete asciugato i capelli, che comunque la sera si può fare anche 2 volte al giorno, dipende dalle vostre esigenze, dovete regolarvi voi. Io generalmente quando lavo i capelli lo faccio sia dopo che li ho asciugati, come vi sto facendo vedere, che la sera, prima di andare a letto, e faccio es esattamente quello che vi ho mostrato. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Lasciatemi un like ed iscrivetevi al canale. Ciao!